Per Sportello Reclami siamo qui lungo la strada nell'abitato di Pieve al Toppo, perché chiamati da Nico perché c'è un problema serio. Qui la strada è fortemente dissestata, soprattutto qui in questa rotatoria. C'è un passaggio importante di macchine che vanno anche molto veloce. Sì, a volte proprio essendo un limite dei 50 la gente supera oltre 80, poi c'è attraversamenti pedonali, la gente ha travolato per senza sicurezza. C'è stato nel passato qualcuno che è stato preso dalle macchine, ma nessuno non se ne è mai fregato di niente. Come ben visibile dalla rotonda di Bonizzegni, proseguendo verso Monte San Savino, soprattutto nel centro di Pieve al Toppo, la strada è proprio devastata, cioè manutenzione zero, nessuno proprio se ne interessa. È molto pericoloso perché c'è un grande flusso di macchine, diciamo che il manto stradale sta cedendo. Si parla sia di sicurezza per chi guida, ma soprattutto per chi ci vive. Sì, perché vivendo tutti i giorni, lavorando qui a Pieve al Toppo, si ne rende conto che, insomma, come dice, sei pericolosa sia per un pedone sia come te come automobilista, quando entri in rotonda che trovi buche e può andare fuori strada e può fare qualche incidente, sono pericoloso molto. I problemi qui nell'abitato di Pieve al Toppo però non finiscono qui, perché in via Dante Alighieri manca addirittura l'attraversamento pedonale. Sì, in via Dante Alighieri è già stato fatto presente al comune, alla provincia, manca, oltre che le strisce di segnalazione della corsia, della delimitazione della corsia, le strisce pedonali, in una traversa molto importante, perché c'è il collegamento dal lato del paese con il centro del paese, che anche lì la situazione della velocità non è che sia molto migliore al centro di Pieve al Toppo. La zona di Pieve al Toppo, forse essendo un po' di confine tra i comuni di Civitella e Arezzo, rischia un po' l'abbandono, un po' di isolamento. Sì, è un po' dimenticata. È molto visibile, insomma, che siamo rimasti al centro di vari comuni e province, sicché queste sono le condizioni. Quello che chiedono, che chiedi tu Nico, come chiedono un po' tutti gli abitanti, è un intervento subito per il manto stradale e magari un controllo un po' anche di quello che succede. Sì, almeno il rifacimento dei, non tutta, ma i peggio posti, soprattutto nella rotonda che c'è nella curva, e il rifacimento delle strisce. Per la sicurezza, ripeto, dell'automobilista e del pedone, del paesano anziano, perché parecchi al Toppo sono anziani, sicché la situazione è questa.